Cominciamo dal primo modulo, cioè la gravidanza in prospettiva. La gravidanza ce lo ricorda Friedrich Nietzsche, ce lo ricorda anche Martin Heidegger, non è uno stato della donna, non è neanche un intervallo di tempo, non è quella che Kant definirebbe una cosa in sé. Diciamo che la gravidanza è un'esperienza di vita che modifica profondamente tutte le persone coinvolte. In questo corso noi proponiamo un modello eco-bio-sociale. È un modello ecologico perché la gravidanza è un'esperienza di vita radicalmente storica e contingente. È vero, si tratta di un evento affascinante, ma è un evento minuscolo, un puntino nella big history dell'universo e nella storia della vita. Beh, siamo figli delle stelle, lo scoprirete in questo corso. I minerali e gli elementi traccia dei nostri alimenti risalgono all'esplosione di stelle e supernove. Ecco perché è importante il compostaggio. La storia delle ultime generazioni della vostra famiglia ha un ruolo importante per il decorso e il successo della gravidanza. La detective story delle donne che hanno sofferto la fame e la carestia in Olanda alla fine della Seconda Guerra Mondiale è estremamente istruttiva e affascinante. Abbiamo fatto molte scoperte inaspettate. Le esperienze di vita e la nutrizione durante la gravidanza non hanno solo effetti immediati sulla madre e sul feto, ma predispongono il bambino a processi patogenetici specifici in età adulta o addirittura durante l'invecchiamento. Si tratta di regolazioni epigenetiche che si possono trasmettere all'interno della famiglia dalla generazione colpita alle generazioni successive. La qualità del cibo influenza in modo radicale il successo della gravidanza. Poi si tratta di un modello biologico. In ambito biologico negli ultimi anni ci sono molte novità e abbiamo fatto delle scoperte assolutamente affascinanti. 1. Il ruolo della regolazione epigenetica. 2. La nutrigenomica, come cioè gli alimenti modificano l'espressione genica. 3. La flora batterica, intestinale soprattutto, cioè il microbioma. E infine, last but not least, i perturbatori endocrini. Se ci muoviamo a livello sociale, abbiamo scoperto che gli eventi traumatici e le situazioni stressanti hanno degli effetti specifici nelle diverse fasi della vita e in particolare in gravidanza. Questo corso è ispirato sia dalle opere letterarie e artistiche, sia dalle più recenti scoperte della biologia e delle neuroscienze. Quale metodo usiamo nella trattazione? Beh, useremo il metodo investigativo. I nostri protagonisti sono dei grandi detective come Sherlock Holmes, il tenente Colombo e la dottoressa Bones Brennan della famosa serie televisiva. Utilizzeremo spesso delle detective stories e scoprirete che la soluzione di un enigma spesso si nasconde nei dettagli. Poi scoprirete che bisogna diffidare di tutto ciò che sembra evidente, dell'evidence, anche dell'evidence-based medicine. Nietzsche direbbe che bisogna avere il coraggio di investigare più a fondo. Siamo abituati a parlare della gravidanza come un'esperienza affascinante, positiva, luminosa, una primavera, una giornata illuminata dal sole, ma nella vita delle persone e nella storia dell'umanità, tuttavia, la gravidanza va considerata come un fenomeno ambivalente. È causa di grandi rischi per la salute della donna se è indesiderata. Causa aumenti spesso non sostenibili della popolazione durante la storia degli esseri umani, come aveva ipotizzato Thomas Malthus nel 1700. Malthus era terrorizzato dalla riduzione della mortalità che a partire dalle rivoluzioni industriali ha permesso l'aumento esponenziale delle popolazioni a cui assistiamo ancora oggi e che non si arresterà nei prossimi anni senza interventi politici e culturali radicali. Quando la popolazione supera la quantità di cibo di qualità disponibile, crolla la salute e crolla la statura delle persone. Si verificano carestie, epidemie e pandemie come la peste nera nel 1300 e addirittura l'uomo diventa cannibale. E oggi? Beh, oggi gli esperti hanno formulato delle previsioni spaventose già per il 2050. Prevedono che ci saranno sul pianeta 10 miliardi di persone quando
Molti esperti ritengono che solo 4-5 miliardi di persone sono ecologicamente sostenibili. Inoltre assisteremo ad un aumento della popolazione africana da 1 a 4 miliardi, come dire che aumenterà il numero dei poveri sulla Terra. L'Europa si dovrà impegnare nei prossimi anni per fornire posti di lavoro e un futuro per tutte queste persone. In Inferno, l'ultimo libro di Dan Brown, il protagonista Bertrand Zobrist, un geniale ingegnere genetico e biologo molecolare, decide di passare all'azione su scala mondiale. È convinto che dobbiamo fare qualcosa di radicale e dobbiamo farlo subito. Quali sono invece le soluzioni ideologiche all'aumento della popolazione mondiale? Beh, ci consigliano di abbandonare l'allevamento degli animali in libertà, di qualità, perché non sono sostenibili. Poi, di sostituire le proteine di origine animale con proteine vegetali da coltivazioni transgeniche, utilizzabili come ingredienti chiave in sempre nuovi alimenti industriali. Un esempio didattico in passato erano le arachidi, oggi sono i derivati della soia. Peccato, sono dei perturbatori endocrini. C'è anche un modulo in cui vi spiego che le cellule rispondono agli stimoli ambientali, perché il rapporto della donna in gravidanza con l'ambiente è molto importante, ma non posso approfondire l'argomento in un trailer. Passiamo adesso al secondo modulo, dedicato all'epigenetica. Bene, uno spermatozoo feconda un ovocita. Tutte le nostre cellule hanno lo stesso DNA. Come fa un uovo fecondato a dare origine a oltre 250 tipi di cellule che sono presenti nel nostro organismo? Fino a pochi anni sono non avevamo la più pallida idea. Oggi sappiamo che uno dei meccanismi più importanti è la regolazione epigenetica. Come funziona? Nel corso analizziamo in dettaglio i meccanismi della regolazione epigenetica. In questo trailer cercherò di darvi un'idea con una metafora. Utilizzerò file zip, libri e segnalibri. Immaginate di preparare un corso come questo. Prima di cominciare volete aggiornarvi sull'argomento. Dovete fare quelle che Leonardo da Vinci chiamerebbe le letture e i disegni preparatori. Decidete di leggere tutti i libri e gli articoli di riviste scientifiche che avete o potete reperire con una ricerca bibliografica. Molto materiale ha la forma di file zip, file compressi, perché si tratta di un formato che occupa meno spazio sul computer. Le cellule fanno la stessa cosa con i geni. Dei circa 26.000 geni presenti nel DNA umano, le cellule utilizzano in ogni momento non più del 5%. Gli altri sono in un formato compresso, come i file zip, e non sono leggibili. Se vogliamo leggere un file zip, dobbiamo decomprimerlo o scompattarlo. Le cellule staccano i geni da proteine speciali, dette istoni, attorno ai quali sono arrotolati in modo molto compatto, i genetisti la chiamano eterocromatina, tanto da non essere leggibili. E come fanno? Attaccano dei radicali agli istoni. Questi radicali si comportano come degli spessori che allontanano gli istoni dai geni. A questo punto i geni sono leggibili. La modificazione degli istoni è il meccanismo epigenetico che scompatta i geni e li rende leggibili, come i file zip dei computer. Adesso i libri sono stati scompattati e possiamo leggerli, ma c'è un altro problema. Ci sono troppe informazioni in questi libri, in tutti questi geni che gli istoni hanno reso leggibili. Che fare? Abbiamo bisogno di un metodo più preciso, che ci permetta di fare delle scelte più dettagliate. Qualcuno di voi ha già capito dove voglio arrivare? Certamente, utilizzo dei segnalibri, attacco dei segnalibri o dei post-it ai geni che non mi servono, che non voglio leggere. I segnalibri sono dei radicali metile e parliamo di metilazione del DNA. L'aspetto curioso è che l'epigenetica non mette i segnalibri sui geni, cioè sulle pagine del libro che vuole leggere, ma su quelle di cui vuole proibirci la lettura. Si comporta come la grande inquisizione, come una grande censura genetica. Si tratta di meccanismi affascinanti che descrivo in dettaglio nei moduli del corso. Quando si parla di metilazione si pensa ai donatori di metili come i folati e il loro ruolo chiave in gravidanza.
Poi arriviamo al modulo 3, che parla di complessità della prevenzione. La prevenzione in gravidanza è un esempio di mission impossible. Meno del 50% delle donne sa di essere incinta nelle prime settimane dopo il concepimento, una delle finestre di vulnerabilità più sensibili agli interventi preventivi. Molti fattori incidono sul successo della gravidanza e su di essi si concentra un concetto di prevenzione esteso a tutta la fase fertile della vita delle donne. L'età della madre, il peso della madre al momento del concepimento, il numero delle gravidanze precedenti, l'intervallo tra le gravidanze, i problemi nelle gravidanze precedenti, il parto gemellare o il parto multiplo, il peso del bambino alla nascita, lo status socio-economico della madre, lo stato nutrizionale, infine lo stile di vita, in particolare il fumo di sigaretta, l'alcol e le droghe. Poi importante lo stato di salute della madre prima della gravidanza. Arriviamo adesso al quarto modulo, nutrizione in gravidanza. Che cos'è la pregoressia? Beh, iscrivetevi al corso e lo scoprirete. La mamma deve mangiare per due? Non scherziamo. Parleremo dell'aumento ottimale del peso e delle calorie durante la gravidanza. Poi parleremo dei grassi, la riscoperta dell'importanza dei grassi di qualità, il concetto di acidi grassi essenziali, lo spaventoso eccesso di omega 6 proinfiammatori e la scomparsa degli omega 3 nelle diete dei paesi industriali. E dove si trovano questi omega 6? Dove si trovano gli omega 3? Quali alimenti di qualità dobbiamo riscoprire per ripristinare questo equilibrio? Poi parliamo degli zuccheri. Beh, le donne nei paesi industrializzati mangiano più del doppio della quantità di zuccheri ottimale. Adesso abbiamo anche gli siroppi di frumento e di mais transgenico ricchi di fruttosio. Il fruttosio è una vera catastrofe. Vedrete tra qualche anno. Bevande zuccherate, succhi di frutta, yogurt industriali alla frutta, spalmabili, merendine, c'è il fruttosio dappertutto. Poi le fibre sono desaparecide, peccato, sembra che modulino l'epigenetica della flora batterica intestinale. Per quanto riguarda le proteine, la carne e i grassi di qualità da animali ruspanti coltivati in libertà è in via di estinzione. Siamo minacciati da un aumento spaventoso delle proteine di origine vegetale, dei derivati della soia transgenica. Sono dei perturbatori endocrini. Di questo passo saremo presto tutti molto più femminili, molto più effeminati. Forse saremo degli ermafroditi con delle grandi fratture psichiche tra il corpo e la mente. Poi parleremo della vitamina A, end all with care. Esistono delle malformazioni congenite da eccesso di vitamina A attiva, altro che le carote. Stiamo riscoprendo e riscrivendo completamente il metabolismo della vitamina A. In particolare l'acido retinoico regola l'espressione genica, è meglio pensare alla vitamina A come a un ormone. Poi parleremo della vitamina D, equithin different, altro che calcio e osteoporosi, è un ormone, anche questo, regola l'espressione genica. Oggi c'è un'epidemia di persone con valori bassi, soprattutto se affetti da processi infiammatori cronici. La soluzione dell'enigma si nasconde nei dettagli che vi fornisco nel corso. Poi parleremo del ferro. È meglio riscoprire il fegato degli animali e le frattaglie? Sapete cos'è l'epcidina? Sapete perché la carenza di ferro protegge da molte infezioni e infestazioni acute? È un'altra detective story molto affascinante. Sì, sì, entra in gioco l'epcidina. Poi parleremo di magnesio, zinco, iodio. Il quinto modulo affronta le fasi della gravidanza. Beh, qui introduco il concetto di finestre di vulnerabilità. La donna è particolarmente sensibile a squilibri nutrizionali, traumi e condizioni di vita stressanti nelle prime settimane di gravidanza, poi nella seconda metà della gravidanza, quando il feto cresce in modo impressionante, e infine nell'ultimo mese, quando il bambino si prepara le sue scorte e deruba la madre di molte sostanze e di elementi essenziali. Parlerò anche delle fasi classiche della gravidanza, la fase dello zigote, la fase embrionale, la fase fetale. Le prime due sono molto brevi ma hanno un ruolo chiave per il successo della gravidanza. Non può mancare la discussione sulla dinamica degli ormoni sessuali.
In particolare, quali ormoni impediscono alla madre di espellere il feto come se si trattasse di un trapianto? Poi parleremo dello sviluppo femminile e sviluppo maschile. Nonna Letizia mi ha insegnato come si fa a distinguere un bambino da una bambina, dove dobbiamo guardare per capire se un gatto, un cane o un animale da cortile è un maschio o una femmina. Avevamo fatto anche degli esercizi pratici quando avevo circa 4 anni. Lei, come me, era convinta che le donne sono radicalmente diverse dagli uomini e la mancata comprensione di questa differenza è una delle cause maggiori di litigi, infelicità, divorzi e separazioni, di grande moda oggi, anche in Italia. Maschilisti e femministe sono le due facce della stessa medaglia. Ci vogliono convincere che non ci sono differenze tra i sessi, che si tratta di una montatura culturale, di un complotto, oppure che si tratta di differenze insormontabili, un problema di genetica. Il settimo modulo è molto deprimente. Parla di perturbatori endocrini. Dovete studiarlo in una giornata di sole se siete particolarmente allegri. Dove sono i perturbatori endocrini? Sono dappertutto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono entrati dappertutto con la plastica e le sostanze chimiche. Plastica, giocattoli, oggetti in plastica, creme, detersivi, abbronzanti, protettori solari, ignifughi, bombole antincendio, fertilizzanti, erbicidi, pesticidi, insetticidi, organofosfati e poi le vernici e gli antiruggine, infine i fitochimici. Beh, per non parlare delle bottigliette dei biberon per bambini, i deflussori, le sacche per il sangue, le provette e le siringhe. Federico, Friedrich Nietzsche, ha avuto un attacco di panico dopo aver sentito il modulo dedicato ai perturbatori endocrini. Se continua così diventeremo degli ermafroditi, soprattutto noi maschietti saremo molto più effeminati, poi il testicolo si rifiuterà di scendere nello scroto. È curioso, se non facciamo niente senza saperlo, applichiamo la strategia dell'infertilità per controllare la crescita della popolazione, esattamente come il protagonista di Inferno. Il modulo 8 parla dello stress in gravidanza. Lo sapevate che gli eventi traumatici, le condizioni di vita e le situazioni stressanti hanno effetti specifici nelle diverse fasi della vita? Sapete che eventi dimenticati durante la gravidanza e nei primi anni di vita ci predispongono a processi patogenetici specifici da adulti o addirittura durante la vecchiaia? Il modulo 9 parla di problemi molto frequenti in gravidanza, alcuni lievi con un significato prognostico positivo, altri molto più preoccupanti. Parliamo di nausea e vomito, delle voglie e delle avversioni, della pica, del reflusso gastroesofageo, della preeclampsia e eclampsia e del diabete gestazionale. Il decimo modulo parla degli stili di vita in gravidanza. Chi frequenta? Che tipo di persone è vicino alla donna in gravidanza? Della serie. Chi frequenta uno zoppo impara a zoppicare. Chi frequenta persone ansiose annega nell'ansia. Poi parliamo delle donne che fumano e di quelle che bevono regolarmente e quelle che bevono solo nei fine settimana. Per non parlare di quelle che si drogano anche in gravidanza. Anche se non vi servono i crediti, rispondete alla domanda del test di valutazione. Risolvere enigmi, casi polizieschi e rispondere agli indovinelli rallenta l'invecchiamento del cervello. Buon apprendimento!